Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, non rivendica solo il grande successo dell'espugnazione della regione Marche dopo 25 anni di governo sinistro, ma rivendica anche che il suo partito cresce da nord a sud. E dice proprio questo: da nord a sud, Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce in tutte le regioni al voto. Lo scrive su Facebook la Meloni, dice: "Trionfo nelle Marche, grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d'Italia, un'altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra", scrive facendo riferimento in particolare al risultato nelle Marche. Con il referendum gli italiani confermano la decisione presa dal Parlamento, con il contributo determinante di Fratelli d'Italia di ridurre il numero dei parlamentari, una riforma attesa da tempo che il centrodestra aveva già tentato di realizzare molti anni addietro. Ora è necessario dare all'Italia le ulteriori coraggiose riforme costituzionali di cui ha bisogno. E solo un Parlamento pienamente legittimo dal voto popolare può farlo, afferma in relazione al risultato del referendum sul taglio dei parlamentari. E aggiunge: non certo un Parlamento delegittimato dagli italiani nella sua composizione e anche nella sua numerosità. Per questo diventa necessario ridare al più presto la voce agli italiani affinché ogni forza politica possa presentare le proprie proposte di riforma. Fratelli d'Italia ovviamente porrà come prioritario il passaggio a una repubblica presidenziale e a un sistema che garantisca la stabilità del governo. Beh, su questo sono pienamente d'accordo. Bisogna garantire la stabilità del governo con una legge elettorale, non quella che vuole il PD. Una legge elettorale con il proporzionale, dove torna l'Italia ingovernabile. Non è quello il modo per i fattacci propri, cercare di impedire al centrodestra di governare bene cambiandogli la legge elettorale. La legge elettorale attuale l'ha voluta il PD, l'ha creata il PD, adesso dice che non va bene perché la vuole cambiare in modo che se va su il centrodestra va giù subito il governo perché sono impossibilitati a governare con la legge elettorale tranello che gli vuole mettere il PD. Vi sembra normale che un partito voglia cambiare la legge elettorale perché se vanno su gli altri così gli diamo una legge elettorale che li può far cadere presto? Mi sembra un qualcosa di assurdo. Quindi concordo con Giorgia Meloni. Prima di tutto la stabilità del governo, una legge elettorale che garantisce la stabilità del governo. E poi una repubblica presidenziale sarebbe perfetto, dove si elegge il Presidente della Repubblica, lo eleggono i cittadini, come nelle regionali. Voi nelle regionali avete scelto sia i partiti da una parte che dall'altra parte il Presidente della Regione. Non in tutte, perché in Val d'Aosta, che ha statuto speciale, il Presidente della Regione lo eleggono i partiti dopo che sono stati votati. Quindi si passa da una Val d'Aosta a un Veneto, per esempio, dove si può eleggere il presidente della regione e poi il partito che si vuole. Due cose differenti che possono combaciare e anche no. Quindi la repubblica presidenziale, dove anche il presidente non solo il presidente della Repubblica venga eletto dagli italiani, ma anche il presidente del Consiglio, quello che un po' Renzi con Italia Viva chiama il sindaco d'Italia. Ecco, Renzi non lo vuole chiamare in un altro modo, per non dire do ragione alle destre, e allora lo chiama il sindaco d'Italia, ma è la stessa identica cosa. Giorgia Meloni poi dice: beh, per il referendum sono contenta perché noi in Parlamento per 5 volte abbiamo votato sì, io ho confermato il sì, certo era allettante la possibilità di compromettere questo governo con il no, però lei dice: io mantengo la mia parola, la mia idea è una sola, era quella di votare sì al referendum. Cosa diversa che non possiamo dire del PD, perché il PD ha votato 3 volte no al referendum, ma Zingaretti se n'è uscito 2 giorni fa dicendo: noi il sì lo abbiamo sempre sostenuto. Ma che dici? No? Ma che dici? Però nessuno ha detto niente perché, è un uomo di sinistra, cosa volete? Criticare un uomo di sinistra? Birbaccioni che non siete altro. Ma poi, ad esempio, Toti in Liguria dice: più grande successo mai avuto dal centrodestra in Liguria. E
Quindi anche Totti soddisfatto, ma dice quello che si profila, stando alle proiezioni, perché ancora non era concluso quando parlava Totti, è il più grande successo che il centrodestra abbia mai avuto in questa regione, in tutta la sua storia. Significa 20 punti percentuali in più di 5 anni fa, segno che questi 5 anni sono stati apprezzati dagli elettori, lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Totti, oggi durante la prima conferenza stampa, dopo la riconferma tenutasi nella Tenso struttura allestita a Genova sotto Palazzo della Regione per commentare i primi risultati delle elezioni regionali in Liguria. D'altra parte, aggiunge, si profila una delle peggiori sconfitte in assoluto del centro-sinistra. Comunque lo si voglia intendere, se finirà al 37 o 38%, vuol dire che l'unica espressione dell'alleanza giallorossa di governo che in Liguria si è schierata unita ha fatto forse il peggior risultato della storia di tutti i partiti che la compongono. Poi è finita realmente al 38%. Per cento e si è avverata la predizione di Totti. Ma poi parliamo della gaffe. Sarà una gaffe o sarà qualcos'altro della simpatica ministra Bellanova, ministra dell'agricoltura. Parla della breccia di Porta Pia, è avvenuta ben nel 1970 e fa scatenare i commenti. Beh, sì, dicono, beh, certo, c'erano i bersaglieri hippie nel 1970. Quindi la ministra Teresa Bellanova colloca la breccia di Porta Pia nel 1970 e naturalmente si scatenano sul web, no? I detrattori della Bellanova. Ancora una gaffe social per l'esponente del governo Conte. Stavolta è Teresa Bellanova. Ricordiamo le gaffe dell'Azzolina su come si scrive plexiglass, non so, il virus che pronunciava Di Maio pensando che la parola fosse straniera. Certo che è triste vedere che un governo è composto da persone che hanno una cultura generale quasi inesistente. Ebbè, non conoscendo né la storia del paese, né la grammatica, né la storia in generale, un governo che non conosce la storia d'Italia fa paura, perché la storia insegna a non commettere gli stessi errori. Se poi abbiamo una classe politica che non sa la storia, che non sa la grammatica, che non sa la geografia, no? Vi ricordate Libano, Libia, libanesi, libici, la confusione di quel fenomeno del sottosegretario che non sapeva, che faceva gli auguri a un altro popolo confondendo. Incredibile, incredibile. Una classe politica di questo tipo è agghiacciante. È agghiacciante. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia e nell'altro canale che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.